a Bella Ma, un maestro del teatro e dello spettacolo italiano, Leopoldo Mastelloni. Eccolo qui, Leopoldo. Oh. Che ricordi. Che ricordi. Leopoldo Mastelloni, a Bella Ma. Che bello, Leopoldo! Accomodati! Siamo, mamma mia, che piacere averti qui! Perché Studio 80 era la prima trasmissione in colori del sabato sera. È sempre Antonello Falqui poi della situazione. Comunque è stato bellissimo. Come sono bello qua. Ti presento la generazione Z, i boomer, i concorrenti. Salve. Il cast dello studio, la nostra band in fieri. Leopoldo, io devo dire la verità, no? In questi anni mi è capitato di vederti in alcune occasioni in TV. Ma la cosa che mi colpisce è che tu hai una storia, hai fatto una quantità di cose. Sono stato fortunato a nascere in un periodo in cui c'era da sperimentare. Io, capatosta, proprio non mi sono mai tirato indietro. Molte volte pensando che potessi soccombere. Molte volte ci hanno provato. Però ho vinto io perché sono capoccione e poi sono professionalmente preparato. Quindi non mi puoi fregare su quella che è la professionalità. Il coraggio, certo, c'è stato, ma c'è stato anche l'accogliermi da parte, già dei fotografi a Venezia. Non era scandalo, era rottura di schemi. Ma andiamo per ordine. Leopoldo Mastelloni nasce dove? Nasce a Napoli. In che tipo di famiglia sei nato? Uno scombino di famiglia, nel senso che è una famiglia borghese, nobile decaduta, dove dalla parte di mio nonno, che era un magistrato importantissimo, che scriveva anche libri, cose, e si parlava anche il napoletano. Invece dalla parte di mamma, da dove nasce, credo, scoperto nel tempo, la mia vena artistica, si parlava italiano e se parlavi in dialetto ti pungevano la lingua con l'ago. ma tutto questo non so come dire. Io posso dire di aver avuto un'infanzia felicissima, se l'analizzo non è stata un'infanzia felicissima. Se io mi metto dico alla generazione Z, se io mi metto a pelare l'uovo, ci ha avuto tanti di quei guai sin dalla prima infanzia, però la joie de vivre, la gioia di scoprire, penso che io volevo fare l'autista degli autobus. Era una cosa, io mi eccitavo quando andavo in autobus, mi mettevo dietro a quello che guidava, non date fastidio al guidatore. E io là, posso guidare io? Posso guidare io? Ma gli scapaccioni che mi prendevo... Devo dire che la cosa che mi ha sempre colpito di te, no? E a parte, un talento che è noto al pubblico. Sì, l'ho dovuto molto curare, però. Però io devo dire che la tua storia personale è incredibile. Tu sei stato un anticipatore dei costumi di questo paese, dal punto di vista proprio degli abiti, dei vestiti, qualcuno poi ti ha anche copiato. Morali, cioè... Ma soprattutto dal punto di vista della libertà sessuale. Sì. Tu, prima di altri, hai vissuto questa libertà sessuale fregandotene dei giudizi altrui. Potrei anche dire l'omofobia, le ho subite tutte, anche violenze. Però come violenze? Violenze che subiscono i ragazzini in varie occasioni, non posso dire quali perché siamo di pomeriggio, ma da quelli che si sente in giro. Però è come se fossi nato con una camicia di olio. Cioè mi scivolava tutto addosso, non ho mai colpevolizzato la disattenzione dei genitori, delle cose. E pensavo che la vita dovesse essere così, era una guerra, una battaglia da vincere ogni giorno, verbalmente e fisicamente. Ho voluto sempre dare importanza a guidare. Ecco, io avevo la cosiddetta, si dice, banda, no? Avevo pure io,
come diceva Michael Jackson, no? I cattivi ragazzi, però io cercavo di redimerli, ma non perché ero buono, perché seguivo una linea che mi aveva dato mia mamma, dice: ragazzi, i comandamenti sono 10, dovete seguirli tutti e 10. Io non proprio tutti. Poi c'è un aneddoto, se vi succede qualcosa, io non vengo in galera a portarvi le arance. E poi io ero innamoratissimo di una ragazza che si chiamava Dolores, era spagnola, e una volta a scuola, preso da un raptus, poi vedi com'è strana la vita, stavo in seconda elementare, prendo Dolores, che aveva un giorno meno di me, dico: questa è la mia fidanzata. E tutti i ragazzini: innamorate Mastellone, innamorate Mastellone. Perché poi fui costretto ad andare nelle scuole pubbliche, le più fetenti. Pensate, sono nato nel 45, che cosa doveva essere nel 49? La prima elementare in una provincia sperduta e malfamata di Napoli. Però era così bella, è così bella la vita, che tu dici: domani è un altro giorno. Non mi sono mai lamentato, mamma, quella, uno schiaffo, e ti restituisco lo schiaffo se posso. Ma io voglio